Benvenuti, siamo a Maglie, qui nel villaggio verde dell'Apa Ecologica e vogliamo portare in giro per tutti i 22 comuni dell'Aro 7 di Lecce, grazie alla AIRCAB e grazie anche a un fondo CONAI, questa apina ecologica. Apa Ecologica è l'ape calessino, che è un simbolo del nostro Salento, la utilizzano i contadini, la utilizzano per esempio anche i fioristi, mi hanno detto anche i pescivendoli a volte, ma soprattutto la utilizzano gli operatori ecologici che fanno un lavoro magico, ma abbiamo anche scelto una pina che è una sorta di mascotte molto familiare soprattutto ai più piccoli per incontrare nelle 22 tappe i ragazzi dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie, incontrare anche i cittadini come nel caso di oggi qui a Maglie e spiegare quelle che sono le emergenze, perché la terra ci sta chiedendo aiuto, sta chiedendo SOS. È un momento particolare questo che si vive a livello regionale e quindi a maggior ragione è molto importante questa manifestazione. Io la vedo come un momento informativo ed educativo, specialmente nei confronti delle nuove generazioni, per abituare queste ai temi fondamentali dell'ambiente da trattare un po' a tutti i livelli, che vanno dalla raccolta differenziata al risparmio energetico e ai rifiuti principalmente, un po' per trovare delle soluzioni che servono proprio per tutto il pianeta Terra. Io inizierei con ringraziare AIRCAB e Spazio Eventi per questa bellissima manifestazione che ha organizzato e che ha visto arrivare nei 22 comuni dell'Aro, appunto Lecce 7, che si trova ad uno snodo importante e cruciale, che è quella dell'inserimento della raccolta differenziata spinta con la raccolta dell'umido separata dalla frazione secca. E noi abbiamo portato questo evento, che è l'Ape Ecologica, nelle scuole, dove abbiamo appunto, dove 500 bambini hanno avuto la possibilità di seguire queste lezioni così veramente così importanti, e noi puntiamo molto sulla scuola, sui bambini, sulle nuove generazioni, perché siamo consapevoli che è da loro che occorre partire. Si cerca di sensibilizzare al massimo tutti i cittadini, di essere corretti, di cercare di non abbandonare i rifiuti specialmente per le strade, di renderla uno paese accettabile per i turisti. In modo particolare questa iniziativa in questo periodo punta a far capire ai cittadini che siamo pronti e che partiremo quanto prima con la raccolta dell'organico, che è una cosa diversa rispetto all'indifferenziato nel quale si mischiava l'organico e il non organico, perché c'è un'esigenza che non è soltanto dettata dall'ambiente e dalla necessità, ma c'è poi una normativa che ci impone di farla. All'altro, alla lunga, con la realizzazione degli impianti, potrebbe portare ad un risparmio. Per oggi purtroppo ci porta ad un aumento di costi notevolissimo, perché mancano gli impianti. Non è certamente la responsabilità né dei comuni, nessuno, né delle Aro, né tantomeno di chi fa questo servizio di raccolta.